Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Fares, Zara, da Tamar. Fares generò Esdrom, Esdrom generò Aram. Aram generò Aminadab, Aminadab generò Naasson, Naasson generò Salmon. Salmon generò Boz da Rakab. Boz generò Obed da Rud. Obed generò Jesse. Jesse generò il re Davide. Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria. Salomone generò Roboamo. Roboamo generò Abia. Abia generò Asaf. Asaf generò Josafat. Josafat generò Joram. Joram generò Ozia, Ozia generò Joatam, Joatam generò Acaz, Acaz generò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosia, Giosia generò Jeconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiud, Abiud generò Eliakim, Eliakim generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim generò Eliud, Eliud generò Eleazar, Eleazar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo. In tal modo tutte le generazioni da Abramo a Davide sono 14, da Davide fino alla deportazione in Babilonia 14, dalla deportazione in Babilonia a Cristo 14. Parola del Signore. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Questo brano del Vangelo è strano perché è tutta un elenco di generazioni e San Matteo ci tiene a dire che ci sono che c'è un numero 14 che ritorna, e il numero 14 si riferisce ai numeri legati alle lettere dell'alfabeto che formano la parola Davide, per cui è come se Matteo dicesse che tutto il piano di Dio fino a Gesù Cristo ha trovato Davide come persona più importante, attorno a cui il Signore ha fatto scorrere prima e dopo delle generazioni, e tutto è sotto il suo controllo. È come se ci dicesse che anche se noi siamo liberi, la nostra libertà si svolge su un piano in cui Dio tiene il controllo di tutto, cioè non gli sfugge nulla. Nessuno può sorprendere Dio. Dio ha un suo piano che si realizza. Poi viene proposto a noi e noi abbiamo la libertà di aderire a questo piano oppure di svincolarci da questo piano. Ma c'è un piano di Dio. Quando noi nel Padre nostro diciamo sia fatta la tua volontà, c'è una volontà di Dio che coinvolge tutte le generazioni. Noi a stento forse arrivavamo ai nostri nonni o bisnonni, ecco, due generazioni, tre generazioni, ma qua si parla delle generazioni che decine e decine prima di noi, che ci hanno preceduto e che noi non conosciamo, ma è la stessa storia della salvezza. Anche la vicenda di Giuseppe, di Maria, di San Paolo, sono la nostra stessa, possiamo dire, storia della salvezza, ci appartengono queste persone. Ecco, noi non abbiamo la coscienza, perché siamo piccoli, delle generazioni che ci hanno preceduto o di quelle che ci seguiranno, ma è importante capire che l'umanità non è in questo mondo così come se fosse stata a capo per caso. Sapete, c'è gente che dice ma non so perché campo, non so perché muoio. Infatti vedete anche le persone che poverine tentano il suicidio. Ecco, è perché non capiscono giustamente, evidentemente hanno tanti guai,
che a un certo punto gli sembra meglio morire, perché dietro le spalle non pensano loro che hanno un progetto di Dio, che c'è qualche cosa che si realizza anche nelle sofferenze. È come se il Signore ci dicesse: guarda, a me non sfugge niente, io ho un progetto d'amore, ti chiedo di collaborare nella vita quotidiana, perché si realizza nella storia. Quindi la nostra vita quotidiana a noi sembra una vita privata, cioè nostra sola. No, la nostra vita in realtà appartiene a Dio. E quindi noi ogni giorno abbiamo Dio con noi, infatti è il buon pastore. E il Signore ci dice: guarda, se tu accogli il mio dono d'amore, come la vita, il battesimo, i sacramenti, anche il Vangelo, ecco, la tua vita viene valorizzata da me e servirà per il bene di tutta l'umanità. Quando entreremo in paradiso vedremo miliardi e miliardi di persone che hanno a che fare con noi. Ecco, che molti ci ringrazieranno perché Dio ha utilizzato la nostra vita anche per loro. Al contrario può esistere pure, che noi abbiamo fatto danno e abbiamo rovinato tante persone, quindi la nostra vita si rovina perché ci sganciamo da Dio. Ma la nostra salvezza non è perché siamo bravi, perché accogliamo la proposta di Dio, che valorizza la nostra vita per tutti. Ecco, per ora per esempio c'è un quadro mondiale molto precario, tra prima pandemia, ora c'è su guerra, perché non esiste solo la guerra in Ucraina, sapete? Per il momento nel mondo ci sono almeno 5-6 focolai di guerre. Certo, per ora parlano dall'Ucraina perché è più vicina a noi. Ma ci sono guerre, ci sono distruzioni, ci sono... Ma poi non ne parliamo degli omicidi che ogni giorno ci sono. In effetti il mondo è inguaiato e ha bisogno di Dio. Perché da solo non ce la fa. La scienza da sola, la tecnologia, la scienza, la tecnica, da soli non ce la fanno. Anzi, certe volte, se la scienza e la tecnica sono in mano a persone pericolose, sono ancora più dannose. Perché la scienza e la tecnica dà armi sempre più pesanti. Quindi occorre che ci sia un'umanità che è volta al bene. Allora, il bene non ce lo dobbiamo inventare noi. Il bene è una proposta di Dio. Noi, accogliendo il Vangelo, vivendo la preghiera, dicendo al Signore sinceramente sia fatta la tua volontà, noi durante la giornata, H24, proprio in 24 ore, noi collaboriamo con Dio, sia quando soffriamo, sia quando gioiamo. Ecco, il Signore utilizza bene la vita di ognuno e la rende preziosa per il bene di tutti. Solo Dio può fare questo, guardate. L'alternativa qual è? Che ognuno si chiude nel suo mondo, si isola, fa quello che vuole, però la vita poi si perde. Infatti Gesù dice: chi vuole salvare la sua vita a livello individuale, la perde. Ma chi invece spende la sua vita per gli altri, chi si dedica agli altri, soprattutto nel nome di Dio, ecco, lui valorizza la vita. Perché l'amore con cui viviamo non passerà mai. Passano le cose di questo mondo, ma l'amore no. E Dio propone un piano d'amore, un progetto di salvezza. Lo stesso progetto che Dio propone a Maria Santissima, lo propone anche a noi. È lo stesso progetto. Non esistono tanti progetti. L'umanità è nata per essere un solo gregge e un solo pastore. Cioè, come un gregge che va avanti insieme, tutte le poverelle insieme, l'umanità è chiamata da Dio a realizzare un solo progetto, l'amore universale. E noi senza il Signore invece rischiamo che ognuno di noi piglia la strada che vuole e sciupiamo la nostra vita, perché poi la vita si sciupa, passa. Tanto la vita passa, scorre, non è che... In questo tempo che scorre Dio vuole realizzare un piano che non passa mai. Ecco, utilizza il tempo che passa per realizzare come frutto una realtà che non passa. E vi ricordate che Gesù ha fatto il paragone della vigna. Ecco, il lavoro nella vigna dura un anno, però produce un vino che dura per sempre. Tu lavori un anno, ecco, ti dedichi un anno, poi quell'anno passa, poi c'è la vendemmia, si fa un vino che più invecchia diventa migliore. Ecco, e anche se
ed è nello stesso momento è un vino nuovo che necessita di un trattamento speciale, perché è un vino che potrebbe diventare aceto. Dice il Signore, ci vogliono otri adatte, tutto adatto, per dire ci vuole una mentalità adatta al vino nuovo. Però è una bella notizia, sapete, questa. È come se dicessimo, noi non siamo qui che ognuno che è in balia di se stesso, che ognuno si deve organizzare. È come se uno dicesse, se sono bravo cerco di andare avanti, se non sono bravo la società mi distrugge, poi arrivano malattie, arrivano cose, sono in balia delle paure. Invece il Signore dice, no, qualsiasi cosa succede non ti preoccupare, la tua vita ha un valore indipendente dalle cose che succedono e anche perfino dalla morte, perché io valorizzo la tua vita non per quello che succede, valorizzo la tua vita per l'amore che io ho per te. Tu accogli il mio amore e io valorizzerò la tua vita anche se in questo mondo è penalizzata. Non aver paura di niente. Qualsiasi cosa succede, dice il Signore, io vi darò la forza di resistere e di vincere. Nel mondo avrete dolori, disse il Signore prima di morire, ma abbiate fiducia in me perché io ho vinto già il mondo, quindi vi aiuto a vincerlo pure a voi. Quindi c'è una garanzia enorme anche per valorizzare la vita. Ecco, io voglio concludere dicendovi, noi siamo molto più preziosi di quanto crediamo. Noi certe volte, soprattutto quando siamo in crisi, pensiamo che valiamo niente, che valiamo poco, che siamo veramente poca cosa. Invece il Signore ci dice, no, tu sei prezioso ai miei occhi. Ancora prima che tu nascessi, io già ti amavo, più dei tuoi genitori, più di tutti. Io sono il tuo creatore e ti ho creato per amore. E ora ti propongo un piano di salvezza che coinvolge te e tutta l'umanità. Non ti preoccupare, fidati di me e io valorizzerò le tue doti. Se noi ci fidiamo di Dio, il Signore col Vangelo ci permette di valorizzare tutte le doti che abbiamo, anche i dolori che abbiamo, non solo le doti, anche le sofferenze, perfino la morte diventa un dono prezioso. Infatti noi nell'Avemaria diciamo, Santa Maria, Madre di Dio, ora e nell'ora della nostra morte. Come vuol dire, sia ora che nell'ora della nostra morte, Maria Santissima, vogliamo essere nella volontà di Dio. Quindi aiutaci a considerare Dio la nostra vera ricchezza, la nostra salvezza. Tanto è vero che Gesù dice che il progetto suo di salvezza è una perla preziosa per la quale conviene vendere tutto quello che abbiamo pur di acquistare quella perla, perché tutto passa, ma la perla del Signore non passa mai. Quindi vi esorto, esorto anche me, proprio ad accogliere Gesù come la persona che veramente realizza la nostra vita e che ci chiede di non aver paura di niente, di nessuno, perché qualsiasi cosa ci succederà, il Signore ci dà la forza di resistere, di vincere, di trarre il bene dal male, sempre. È un ottimismo, possiamo dire, universale quello del Signore, per questo si chiama Vangelo, che significa buona notizia, bella notizia, anzi notizia di vittoria significa, perché il Signore ha già vinto il male e la morte, ha creato un regno e in questo mondo che passa il Signore ci chiede di collaborare con Lui e valorizzerà la nostra vita e poi un giorno lo ringrazieremo per sempre e saremo per sempre nella felicità eterna. Sia lodato Gesù Cristo. Sì.